Altro giro, altra corsa, altra finale buttata nel cesso da parte della Fiorentina. Sì, d'accordo il fattore campo, però francamente l'Olympiacos non è che chissà cosa avesse fatto prima del gol. Fiorentina che ha cominciato molto bene, Fiorentina che nel primo tempo secondo me meritava ampiamente il vantaggio, poi pian piano si è spenta. Pian piano si è spenta. Sono mancati alcuni uomini decisivi, uno su tutti, Nico Gonzalez. E poi non ho capito i cambi. Perché non subito Beltran? L'hai fatto entrare solo ai tempi supplementari, Beltran. Fiorentina che si è andata pian piano spegnendosi. Poi il gol è venuto su un'azione dove c'era un fallo, ma poi non l'ha fischiato. Revisione sul fuorigioco che è durata un quarto d'ora e gol. A conti fatti l'Olympiacos se l'è meritata questa Conference League. Se l'è meritata. Fuori il Fenerbahce. Ha rimontato con gli israeliani dopo che aveva perso 4-1 in casa andato a vincere 6-1 in trasferta. Poi giustamente eliminato ai rigori il Fenerbahce contando gli errori di Bonucci. Ha eliminato l'Aston Villa, giocava in casa la finale, l'ha vinta. Al termine della partita equilibrata che sembrava destinata ai calci di rigore, che poi, capace che perdeva comunque i calci di rigore la Fiorentina, perché ho visto una squadra che si è andata progressivamente spegnendo. Bonaventura che si mangia un gol francamente più difficile da sbagliare che da segnare. Gli devi spaccare la porta, caro Bonaventura. E Firenze che vede evaporare un'altra finale, un altro trofeo. Chissà, magari a Roma rivaluteranno ancora la coppetta di Mourinho. Fiorentina che giocherà ancora una volta la Conference League l'anno prossimo, la giocherà con un altro allenatore. Conference League che dovrebbe vedere ai nastri di partenza il Chelsea, dovrebbe vedere, perché stamattina mi ero dimenticato del Tottenham che si è qualificato per l'Europa League, insieme allo United che ha vinto l'FA Cup. Fiorentina che cambierà allenatore. E che dire? Primo trofeo per il calcio greco, un calcio greco che era in crisi nera negli ultimi anni. Dopo la vittoria nell'Europeo 2004 è stato uno sprofondo continuo del calcio greco. Adesso, grazie a molti giocatori esteri, conquista questo trofeo. È legittimo il suo ruolo di squadra guida del campionato ellenico. Fino a questo momento si era avuta la finale di Champions del Panathinaikos una cinquantina d'anni fa contro l'Ajax e Cruyff, due semifinali sempre di Coppa dei Campioni sempre del Panathinaikos. Negli anni in cui l'ha vinta la Juve, quando è che torna in Coppa il Panathinaikos? Fai presto a tornare a giocare alla semifinale. E niente, adesso legittima il suo ruolo, ha vinto una roba di 47 campionati greci, una roba del genere. Nella sua storia ha avuto buoni giocatori come Anastopoulos che venne ad Avellino a giocare, ma fu un flop clamoroso. Giannakopoulos, un buon centrocampista degli anni 2000.
E poi stranieri di un certo livello come Carambeu, Rivaldo, eccetera, eccetera. Protasov, una squadra tradizionalmente avversaria delle squadre italiane, una squadra che ha dato rogna alle squadre italiane, no? Più di una volta, e adesso sconfigge una squadra italiana in una finale ad Atene in casa. Probabilmente in campo neutro la Fiorentina avrebbe prevalso, perché questi giocavano in casa. Non mi è sembrata sto granché di squadra, onestamente. È la Fiorentina che è andata calando e che butta al vento un'occasione, secondo me, più propizia di quella dell'anno scorso, perché West Ham era molto più forte di questi. West Ham era molto più forte di questi. Squadra esperta, squadra solida. Questo Olimpia con molta grinta, un buon portiere, questo Tsolakis. Un buon portiere, qualche buona individualità, e il Cabi, questo che ha fatto gol. Il vecchio Jovetic, ma onestamente non è che è una squadra che incanta l'occhio, diciamolo. E la Fiorentina deve mordersi le mani. La Fiorentina deve mordersi le mani. Ho visto una squadra che è arrivata, che ci ha provato nel primo tempo, ma poi la fatica si è fatta sentire. E purtroppo, quando arrivi in una finale europea, la condizione fisica non è importante, è l'unica cosa che conta, giusto per parafrasare il nostro detto. E ho visto una Viola veramente che è calata di brutto durante la partita. Avesse segnato nel primo tempo quell'occasione con Bonaventura, forse staremmo parlando di un altro scenario. Purtroppo così non è stato. Le squadre di Vincenzo Italiano, quanta concretezza, non è certo il loro pane. Finisce così, un grosso dispiacere per la Viola. Viola che ci riproverà, penso, l'anno prossimo. Anche se le partecipanti si annunciano agguerritissime l'anno prossimo, quindi detto ciò, italiano si dice andrà al Bologna, si dice andrà al Bologna, dispensare il suo credo calcistico. Oggi secondo me qualche responsabilità ce l'ha, soprattutto nei cambi. Detto questo, vi auguro una buonanotte, iscrivetevi al canale. Tre finali in 2 anni, tutte perse. E come dicono nel nostro caso, secondo vale solo a bocce, andarci vicino vale solo a bocce. Capito? Io penso che la Viola sia una squadra che, se vuol tornare a certi livelli, deve rinforzarsi. Ha bisogno di gente con i controcazzi, ha bisogno di un po' di esperienza in campo, ha bisogno di un attaccante come lo fu il primo Batistuta. Di uno cattivo in area di rigore, uno che ti legittimi i risultati e ti concretizzi la mole di gioco. Poi non sappiamo quale sarà la filosofia che avrà il prossimo allenatore della Fiorentina, che pare debba essere Palladino, quindi non penso cambi molto. Io vi auguro una buonanotte. Olympiacos batte Fiorentina 1-0, Olympiacos vince la Conference League. Primo trofeo del calcio greco a livello di club internazionale, e la Fiorentina che torna a casa con le pive nel sacco. Iscrivetevi al canale.